Preghiamo perché si consolidi la pace nel paese, così il Papa in un videomessaggio al popolo del Mozambico in vista del suo 31esimo viaggio apostolico che si terrà in Africa dal 4 al 10 settembre. Tre i paesi visitati, Mozambico, Madagascar e Maurizio. Non vedo l'ora di incontrarvi, afferma il pontefice, che assicura: il mio cuore vi raggiunge tutti, è un posto speciale per chi è in difficoltà. Commozione nella Basilica di San Pietro per le esequie del cardinale Achille Silvestrini, morto ieri all'età di 95 anni. Diplomatico, abile e duttile, pastore fedele al Vangelo e alla Chiesa, afferma Francesco in un telegramma in cui esprime cordoglio alla famiglia, ricordando che il porporato ha offerto il suo servizio a ben 7 pontefici. Diverse le iniziative in programma per celebrare e proteggere l'ambiente minacciato dalla stessa opera dell'uomo. Domenica prossima si apre la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, istituita da Papa Francesco nel 2015, iniziativa ecumenica annuale che si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, migliaia le persone coinvolte. Nella località elvetica di Baden, il tradizionale raduno delle ex guardie svizzere, appuntamento questo fine settimana con un ricco calendario di eventi che permetterà di scoprire da vicino il corpo e la sua missione di difendere il Santo Padre. Nell'occasione verrà mostrata in anteprima la nuova puntata della serie 1506, La Guardia Svizzera si racconta, prodotta dalle istituzioni comunicative della Santa Sede, proprio per far conoscere le attività dell'esercito più piccolo del mondo. Al via fra pochi giorni il 31esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che sarà nel continente africano dal 4 al 10 settembre prossimi. Prima tappa Maputo, capitale del Mozambico, paese con oltre 3 milioni di abitanti, di cui circa 1 milione 300 mila cattolici. Ed è proprio alla comunità cattolica locale che il pontefice si rivolge nel videomessaggio diffuso oggi. Anche se non posso andare oltre la capitale, afferma, il mio cuore raggiunge e abbraccia tutti voi, con un posto speciale per coloro che vivono in difficoltà. Vorrei lasciarvi questa certezza, prosegue, siete tutti nelle mie preghiere e non vedo l'ora di incontrarvi. Poi l'invito ad unirsi alla preghiera affinché Dio consolidi la riconciliazione fraterna in Mozambico e in tutta l'Africa, unica speranza precisa per una pace solida e duratura. Fitto il programma che attende il Papa, il quale nel videomessaggio ricorda la prima visita di un pontefice in Mozambico, che fu quella di Giovanni Paolo II nel 1988. Francesco resterà nel paese per 3 giorni, incontrando le autorità civili e religiose. In calendario anche una tappa all'ospedale di Zimpeto, alla periferia di Maputo, e una messa con i giovani allo Stadio Nazionale. Poi lo spostamento in Madagascar e a seguire nelle Maurizio. A te breve. All'altare della cattedra della Basilica di San Pietro le esequie del cardinale Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali. A celebrare la liturgia il cardinale Giovan Battista Re, vicedecano del Collegio Cardinalizio. Al termine della cerimonia, la benedizione del Papa, che ha presieduto il rito della cosiddetta ultima commendatio e della valedictio. In un telegramma di cordoglio ai familiari e alla sua comunità diocesana di provenienza, quella di Faenza Modigliana in Emilia-Romagna, il Papa tratteggia un profilo del cardinale Silvestrini, sacerdote attento alla necessità degli altri, dice, diplomatico, abile e duttile, pastore fedele al Vangelo e alla Chiesa. Papa Bergoglio ricorda poi, con animo grato, il servizio reso dal porporato a ben 7 pontefici. Dapprima in segreteria di Stato, afferma, poi come prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e infine come prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Innalzo preghiere di suffragio, si legge ancora nel telegramma, perché il Signore lo accolga nel gaudio e nella pace eterna, ed invio a quanti condividono il dolore per la sua scomparsa la confortatrice benedizione apostolica. Dopo il rito in San Pietro, il trasferimento del feretro a Villa Nazareth, istituzione romana per giovani studenti che ha beneficiato delle attenzioni e delle cure del cardinale Silvestrini fin dal 1969. Domani verrà accompagnato a Brisighella, dove alle 16 è in programma la messa presieduta dal vescovo di Faenza prima della sepoltura. Un abbraccio ecumenico per prendersi cura della casa comune. Le iniziative per la giornata di preghiera per la cura del creato, istituita da Papa Francesco, cominciano domenica prossima. La rete della vita è il tema scelto quest'anno, ponendo l'accento sulla perdita delle specie, un rischio alimentato dallo stile di vita dell'uomo contemporaneo. Gli incendi di vaste proporzioni di questi giorni in varie parti del mondo rappresentano solo uno dei fenomeni più evidenti. Il Papa, domenica scorsa all'Angelus, ha lanciato un appello per la situazione in Amazzonia. Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia.
preghiamo perché noi, con l'impegno di tutti, siano domati al più presto quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta. Anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, ha scritto un messaggio per l'occasione, invitando a considerare nuovi modelli di sviluppo che non siano basati soltanto sulla logica del guadagno e del puro calcolo economico. In tal modo, afferma, si ignorano le forme alternative di sviluppo e la forza della solidarietà sociale e della giustizia. La questione ecologica, spiega Bartolomeo, rivela che il mondo costituisce un'unità e che i problemi sono mondiali e non comuni. Per affrontare i pericoli, prosegue, è quindi necessaria una mobilitazione multilaterale, una convergenza, una collaborazione, una cooperazione. È inconcepibile, si legge ancora, che l'umanità sia a conoscenza della serietà del problema e che continui a comportarsi come se nulla fosse. La preghiera ecumenica per il creato proseguirà fino al 4 ottobre, festa di San Francesco. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha invitato i vescovi cattolici ad aderire alle iniziative attraverso una lettera diffusa lo scorso 23 maggio, in occasione del quarto anniversario della Laudato Si di Papa Francesco. A sostenere l'invito anche il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima e la Rete Ecclesiale Panamazzonica. L'incoraggiamento assume ancora più significato in vista del Sinodo per l'Amazzonia, convocato da Papa Francesco dal 6 al 27 ottobre prossimi in Vaticano. Papa Francesco, all'udienza generale del 21 agosto scorso, commenta il brano sulla comunione integrale nella comunità dei credenti e precisa che per essere buoni cristiani non basta solo pregare e accostarsi alla comunione. Il segnale chiaro, spiega, è quando la conversione arriva alle tasche. Lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli, i più poveri, quando ti tocca il proprio interesse, quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è una vera conversione. Se soltanto rimane nelle parole, nei gesti, non è una buona conversione. Bergoglio ripercorre l'esperienza delle prime comunità cristiane ricordando che furono loro a sperimentare questa nuova modalità di relazione. E sempre la Chiesa ha avuto questo gesto dei cristiani che si spogliavano delle cose che avevano in più, delle cose che non erano necessarie per darle a coloro che avevano bisogno. Tutto, aggiunge il Papa, ruota attorno all'amore concreto. Ma non amore di parola, non amore finto, amore delle opere, di aiutarsi uno all'altro, l'amore concreto, la concretezza dell'amore. Il vincolo con Cristo instaura un vincolo fra i fratelli che confluisce e si esprime anche nella comunione dei beni materiali. Essere membra del corpo di Cristo rende i credenti corresponsabili gli uni degli altri. La condivisione però, avverte il Papa, non riguarda solo i soldi, ma anche il tempo. Quanti cristiani, voi per esempio qui in Italia, quanti cristiani fanno il volontariato? Ma questo è bellissimo, è comunione, condividere il mio tempo con gli altri per aiutare a coloro che hanno bisogno. E così il volontariato, le opere di carità, le visite ai malati, sempre condividere con gli altri e non cercare soltanto il proprio interesse. Venire meno alla sincerità della condivisione significa coltivare l'ipocrisia, allontanarsi dalla verità, diventare egoisti. Significa, dice Francesco, destinarsi al gelo della morte interiore. Chi si comporta così transita nella Chiesa come un turista, ma ci sono tanti turisti nella Chiesa che sono sempre di passaggio, ma mai entrano nella Chiesa. È il turismo spirituale che li fa credere che sono cristiani e soltanto sono turisti di catacombe. Papa Francesco punta il dito contro una vita impostata solo sul profitto e sul vantaggio a scapito degli altri. E quante persone si dicono vicini alla Chiesa, amici dei preti, dei vescovi, e soltanto cercano il loro interesse. Queste sono le ipocrisie che distruggono la Chiesa.
L'appuntamento in aula Paolo VI è stato caratterizzato dalla presenza di una ragazza affetta da una malattia che ha battuto le mani e passeggiato sul sagrato. A lei il Papa ha dedicato un pensiero specifico. Io domando una cosa, ma ognuno risponda nel suo cuore. Ho pregato per lei, vedendola ho pregato perché il Signore la guarisca, la custodisca. Ho pregato per i suoi genitori e per la sua famiglia. Sempre che vediamo qualche persona sofferente dobbiamo pregare. Oltre 300 ex guardie svizzere attese questo fine settimana nella località elvetica di Baden per l'Assemblea Generale delle Sezioni di Ex Guardie, un appuntamento che si svolge ogni due anni e che offre un calendario ricco di eventi sotto il motto «Vivi il cameratismo». Una volta guardia svizzera, sempre guardia svizzera. Anche le guardie che una volta lasceranno il Vaticano si adunano in Svizzera per vedersi tutti insieme durante questo raduno dell'Assemblea Generale. Ci saranno tanti punti di programma in comune dove tutti i cittadini svizzeri, anche i media, sono invitati a partecipare. Ci sarà una grande messa domenica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor De Rémy, vescovo in Svizzera, era anche nostro ex cappellano, dunque anche lui in un certo senso ex guardia svizzera, e poi dopo ci sarà un défilé, una sfilata attraverso la città. Un'occasione per conoscere da vicino la vita del corpo, stesso obiettivo della collana di videoclip intitolata 1506, la guardia svizzera si racconta, prodotta da Vatican Media, officina della comunicazione sotto l'egida del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La serie sta riscontrando un buon successo, ci sono tanti interessati. Adesso in autunno avremo 14 ragazzi che hanno deciso di arruolarsi, di entrare nella scuola reclute, e questo per noi è un segno di grande positività, abbiamo effettivamente molto bisogno di nuovi ragazzi. Noi ci aspettiamo giovani, volenterosi, che seguono questa vocazione a fare questo bellissimo servizio per il Papa e la Santa Sede. Le puntate della serie, disponibili sul sito internet della Guardia Svizzera Pontificia, vengono pubblicate ad un ritmo di una al mese a partire da dicembre scorso. A Baden verrà presentata la nuova clip numero 8, Grandi Eventi, in anteprima esclusiva, che poi successivamente, a partire da settimana prossima, verrà messa online sul nostro sito. Di volta in volta un tema nuovo, la puntata precedente era incentrata su come le guardie svizzere trascorrono il tempo libero. Nel suo poco tempo libero, che a volte la guardia ha, svolge varie attività, tra le quali va in palestra, per esempio, footing nei giardini vaticani, fa una semplice passeggiata a Roma, a scoprire questa nostra bellissima città eterna, fa escursioni, la banda della musica anche ben presente, integrata, sono tutti membri attivi che suonano con una certa frequenza per mantenersi allenati, dunque per il tempo libero ce n'è assai per tutti. Ma voi avete anche una squadra di calcio? C'è anche la squadra di calcio, l'FC Guardia, che per motivi di turno non sempre riesce a allenarsi insieme, però partecipa al campionato vaticano, anche questo è visibile nella clip. I titoli dell'Osservatore Romano di sabato 31 agosto. Riconciliazione e pace per tutta l'Africa. Videomessaggio del Papa al popolo del Mozambico a pochi giorni dall'inizio del viaggio. 34 migranti restano sulla mare Ionio, sbarcati a Lampedusa in 64 fra donne e bambini. Celebrati i funerali del cardinale Silvestrini. Cresce la preoccupazione per i civili in Siria, allerta dell'inviato ONU Pedersen. Brexit, più strade per evitare il no deal. Dalla petizione online ai ricorsi in tribunale, imperversa la battaglia politica in Gran Bretagna. A 80 anni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale.